Cari amici del Volto del Ring, benvenuti in questo nuovissimo video della Universe Mode su WWE 2K20. Siamo nella puntata di Raw post Fastlane. Fastlane che è stato veramente un pay-per-view eccezionale. Abbiamo avuto tanti verdetti, tra cui Ronda, la campionessa femminile di SmackDown, vincitrice del Royal Rumble Match, che si è sbarazzata di Becky Lynch. E a WrestleMania affronterà Shayna Baszler per l'unificazione delle cinture femminili di Raw e SmackDown. E stasera le due avranno un confronto faccia a faccia importantissimo. Inoltre, l'Undertaker sarà in azione oggi dopo essere apparso a Fastlane la scorsa notte. Oggi sarà in puntata per combattere, quindi la Road to WrestleMania per il Deadman inizia nel migliore dei modi. E poi abbiamo un triple threat match spettacolare nel main event per decretare lo sfidante numero 1 al titolo universale detenuto da King Robert Roode, il re del ring, che quindi a WrestleMania affronterà il vincente di questo match a 3. Questo match a 3 verrà disputato tra 3 top star di Raw: il rientrante dopo tantissimo tempo Randy Orton, la grande macchina distruttrice infernale Kane, e poi il maligno Defiant Bray Wyatt. Chi vincerà dei tre strapperà il biglietto per WrestleMania. E adesso passiamo subito in apertura di puntata. Abbiamo un promo di Sting, che ha sconfitto EC3 a TLC, è rimasto poi assente per un paio di mesi e adesso è pronto a tornare per cominciare la sua Road to WrestleMania. Quindi partiamo subito con la puntata, che si aprirà subito con il giustiziere della notte, il vigilante Sting. You know, each and every week here on Monday Night Raw, we make history. Each and every week, we have tremendous action. But I believe this week. Eccolo qua, il giustiziere della notte, Sting. Let's listen in as he addresses the WWE Universe. Cavoli, quanto è bello essere qui. Il WWE Universe mi srotola il tappeto rosso. Io ho solo la voglia di riarrotolarlo e farlo ingoiare a qualcuno. Preparatevi perché oggi ne verrete delle belle. Ascoltate a fondo se volete imparare i veri segreti dell'universo. Il cosmo comunica sempre con noi, che lo ascoltiamo o meno, quindi aprite le vostre menti e spalancate le vostre orecchie. È tempo che chi comanda capisca che la sua parzialità sta danneggiando la WWE. Ormai mi ignorano da molto tempo, tanto che li costringerò a rendersi conto dei propri errori. Esigo un match contro una superstar qualsiasi dello spogliatoio. Vi farò vedere che faccio sul serio. Sono qui per lasciare il segno, stabilendo il mio retaggio. L'unico modo per farlo è prendere la questione in mano e fare sì che accada. Beh, giunti a questo punto non mi resta molto altro da aggiungere, non chiedo altro che un match al pay-per-view. Tutto qua, non dovrebbe essere un problema, considerando che si tratta del mio lavoro, no?
D'altra parte mi hanno sempre insegnato a non spreadare troppo se non voglio rimanere deluso. Vedremo. E quindi ragazzi, Sting è tornato per avere il suo WrestleMania moment e dunque vedremo chi accetterà la sua sfida per WrestleMania. E adesso passiamo subito al match del Phenom, l'Undertaker, che salirà sul ring per cominciare la sua road to WrestleMania e combatterà contro Bobby Lashley. The following contest is scheduled for one fall. Making his way to the ring from Colorado Springs, Colorado, weighing in at 273 pounds, the almighty Bobby Lashley. One of the most impressive athletes ever to step foot in a WWE ring. A successful mixed martial artist, Lashley is finally back where he belongs in WWE. Well, to that point, Corey, this is a man named Bobby Lashley who spent 10 years away from WWE, but he came back because he felt like he had unfinished business. He felt like he had more he wanted to accomplish, and so far, Bobby Lashley is on his track to do just that. One of the most physically imposing superstars to ever step foot inside a WWE ring. His opponent from Death Valley, weighing in at 299 pounds, the Undertaker. The very appearance of the Undertaker just chills me to the bone. There's something truly supernatural about the arrival of the Undertaker, a man who spent decades dealing out pain and burying his competition at 6 feet under. We'll have to see who rests in peace at the end of this match tonight. I bet it's the other guy. Thank you.
E dunque siamo pronti a partire. L'Undertaker parte subito alla carica con questa raffica di pugni su Bobby Lashley. Lo colpisce alla schiena e Bobby si rifugia fuori dal ring. Poi ritorna sul quadrato, l'Undertaker con il ciclo scaglia sull'apron. Lashley fa rientro sul quadrato e l'Undertaker lo rimette al tappeto con questa close line. Adesso Lashley prende l'Undertaker e lo manda all'angolo. E addirittura lo vuole caricare sulla terza corda. Attenzione, sale Lashley sulla terza corda. Prende l'Undertaker ed è pronto per un super back suplex. Mamma mia ragazzi, dalla terza corda. Manovra spettacolare di Bobby Lashley, che adesso rialza l'Undertaker. Prova una clothesline, ma il Phenom reagisce, lo manda sulle corde. E c'è un big boot. Adesso un elbow drop. Ancora Taker all'attacco, ma Lashley contrattacca. Lo manda sull'apron con Irish Whip. L'Undertaker però dall'apron lo colpisce con un pugno in faccia mentre Lashley si stava pavoneggiando dinanzi a lui. E poi big boot. The few who put Undertaker away did it by burying him with repeated strikes. Ancora Lashley all'attacco. Prova ad effettuare una presa sull'Undertaker, che però ribalta tutto. E poi con questa super body slam lo manda al tappeto. L'Undertaker sta vuole prendere molto comoda. Procede con molta lentezza. Lashley si rialza. Taker si lancia con questa close line. Adesso prende Lashley e lo lancia direttamente fuori dal ring. Ancora il Deadman alla riscossa, prende Lashley e lo schianta sulle transenne del pubblico e poi spezza schiena. Ritorna sul ring il Deadman, ma poi decide di riuscire, ha cambiato idea. Prende Lashley e poi lo riporta sul ring, però adesso Lashley si rialza subito. E poi se la svigna, guardate un po', tattiche per far perdere tempo all'Undertaker, che però gli rifila un big boot. Gli dà una pedata sulla schiena e lo ributta al tappeto. Lashley è ancora lì che fa molta fatica. Taker calcola ogni secondo, ogni mossa di Lashley. Prende la rincorsa e lo spiaccica all'angolo con questa Irish Whip, con questa close line poderosa. Lashley in ginocchio. L'Undertaker prova un'altra pedata, ma Lashley gli piomba le spalle. Prova una close line, ma Taker lo afferra per una gamba dopo averlo evitato e lo manda al tappeto. Lashley, guardatelo, in difficoltà palese. Si rialza con l'ausilio delle corde. L'Undertaker prende la rincorsa, ma Lashley lo butta fuori dal ring con questo back body drop. Adesso lo rialza. Super kick allo stomaco di Lashley, che sorprende l'Undertaker e lo schianta sul led di bordo ring. Ancora Lashley alla riscossa. Rialza Taker, lo colpisce allo stomaco, poi alla schiena. Ancora Lashley, rialza il fenomeno, l'Undertaker che contrattacca, lo colpisce con un calcio e poi lo riporta sul ring, poi rifila una gomitata alla testa, sale sull'apron ring, siamo pronti per la leg drop a ghigliottina sull'apron ring, ai danni di Bobby Lashley. L'Undertaker torna sul ring, Lashley ancora fa fatica a rialzarsi. Adesso si rialza, l'Undertaker prova a colpirlo, ma Lashley contrattacca con questa close line. L'Undertaker però si rialza di botto, prova ad afferrare Lashley che però lo evita. Adesso lo afferra per la testa, lo trascina verso le corde. Poi l'Undertaker con un back body drop lo manda sull'apron ring e poi lo riscaglia sul ring. E adesso l'Undertaker mi sa che è pronto a chiudere il match
con il suo Tombstone Pile Driver. Ma c'è il rope break, perché i piedi di Lashley erano sotto la prima corda. Allora per l'Undertaker è tutto da rifare. Lashley contrattacca, manda l'Undertaker sulle corde, spallata e lo manda al tappeto. Adesso l'Undertaker però si rialza, prova a colpire Lashley che però contrattacca. Belly to belly suplex. L'Undertaker adesso si rialza, si appoggia alle corde. Lashley lo colpisce. Ora lo rialza, prova a colpirlo e ci riesce. Irish Whip all'angolo. Adesso carica il Deadman sulla terza corda. E adesso Lashley lo raggiunge lì e lo scaraventa. Mamma mia ragazzi, che manovra. Adesso l'Undertaker contrattacca, colpisce Lashley prima con un pugno e poi con un big boot. Ancora Taker alla riscossa, altro big boot da parte sua. Elbow drop. Adesso Lashley si rialza, ma Taker lo rimanda al tappeto con questo body slam. Nel mentre Lashley si rifugia fuori dal ring, allora Taker gli rifila una serie di stomp sulla schiena. Lashley si rialza, ma Taker lo riprende e guardate lo spesa schiena che esegue ai danni di Lashley. Poi lo riprende e lo riporta sul ring. Adesso Taker mira alla gamba di Lashley e la colpisce. Di nuovo manovra di indebolimento. Lashley si rialza però. L'Undertaker lo prende e ancora uno spezza schiena da parte sua. Ancora degli stomp, un calcio sulla schiena, un pugno sulla schiena, altri pugni di Taker, che adesso è pronto a chiudere, afferra per la gola Bobby Lashley e c'è una chokeslam. Mamma mia ragazzi, adesso ancora Taker alla riscossa, manda sulle corde Lashley con Irish Whip e poi c'è il big boot. E adesso Taker mi sa che è pronto a chiudere una volta per tutte. Attende che Lashley si rialzi e siamo pronti per il Tombstone Pile Driver. E ancora il rope break. Ancora il rope break che interrompe tutto. Allora l'Undertaker deve rifare tutto da capo. Prende Lashley, lo manda alle corde. Ancora big boot. Taker prende Lashley. Lashley adesso contrattacca, schianta Taker sul led di bordo ring. Ora lo rialza. Close line, attenzione. Lashley adesso riprende in mano il match. Rialza Taker, lo afferra e lo riporta sul ring. Lo raggiunge adesso al centro del quadrato. E adesso Taker però afferra Lashley e lo spinge via. Però adesso Lashley fa in modo che l'Undertaker finisca fuori dal ring. Lashley adesso esce dal ring. Rialza Taker. Ancora close line di Lashley. Lashley rialza Taker. Ma Taker contrattacca e schianta Lashley sul palo esterno del ring e ritorna sul quadrato. Lashley a stenti riesce a rientrare sul ring. L'Undertaker lo prende adesso. Irish Whip sulle corde. E poi però Lashley contrattacca. Attenzione, Lashley contrattacca e prova a sottomettere l'Undertaker. Prova a sottometterlo, ma il Deadman si libera, finisce alle spalle di Lashley e poi c'è una DDT. Adesso Taker rialza Lashley, lo afferra ancora per la gola, ma Lashley contrattacca con la gomitata. Attenzione, Lashley adesso intrappola in questa presa l'Undertaker, che non riesce a liberarsi. Attenzione, l'Undertaker è bloccato a terra. Anzi sì, ora l'Undertaker si libera.
Attenzione, e lui resta in fase di dominio. Colpisce ripetutamente Lashley. Una raffica di pugni, prende la rincorsa, close line. E Lashley finisce fuori dal ring. Attenzione, Lashley è pronto a ritornare sul ring. L'Undertaker lo accoglie subito con una clothesline. Lo manda all'angolo. Clothesline. O meglio, volevo dire Irish Whip all'angolo e poi clothesline, scusate. Lashley adesso manda all'angolo l'Undertaker. Reazione di Lashley. Che segue una mini spear all'Undertaker all'angolo. Poi lo solleva sulla terza corda. Vuole riprovare qualche altra strabiliante manovra lì in cima. Infatti prende Taker e lo riscaraventa al tappeto. E adesso Lashley lo mette in posizione di seduto. Applica una presa vicino alla spalla. L'Undertaker però trova la forza di reagire in qualche modo. Si rialza, un pugno sullo stomaco, un pugno dritto in faccia. Irish Whip. E poi Lashley contrattacca. Mette a terra l'Undertaker. Ancora pressione sulla spalla del Deadman. Ancora. E però l'Undertaker di nuovo trova forse la forza di reagire. Sì, ancora un paio di pugni ben assestati. E ancora un big boot. Mamma mia ragazzi, incredibile. Questa puntata di Raw che inizia nel migliore dei modi. Prima Sting e poi l'Undertaker con questo super match. Lashley adesso lo manda sull'apron ring. E adesso con un belly to belly lo riporta dentro al ring. L'Undertaker però si rifugia fuori dal ring. Lashley lo insegue. Taker lo afferra. Russian leg sweep. Adesso il Deadman gli rifila una serie di stomp. Poi lo rialza e lo riporta sul ring. Adesso Taker rimette in piedi Bobby Lashley. E ancora di nuovo shock slam. E Lashley è al tappeto. Lashley è al tappeto. L'Undertaker va a vuoto con questa elbow drop. Lashley prova una close line. Ma l'Undertaker lo schiva. E però Lashley trova la forza di eseguire questa manovra in schiacciata impressionante. Kick out al conto di due dell'Undertaker. L'Undertaker si rialza al conto di due. Lashley gli rifila uno stomp. E adesso lo solleva. Attenzione, siamo pronti per un gav wrench. Suplex. Lashley ancora all'arrembaggio. Rialza l'Undertaker. Attenzione, lo afferra per un braccio. Ma il Deadman contrattacca. Gli rifila un paio di pugni ben assestati allo stomaco. E adesso Lashley però contrattacca. Mette in posizione di seduto l'Undertaker. E adesso gli rifila una gomitata al cranio. Mamma mia ragazzi, che match. E adesso Lashley prende l'Undertaker, lo rimette in posizione da seduto. Adesso lo rialza con calma. Lo colpisce alla schiena. L'Undertaker però si rialza di botto. Ma Lashley lo ribracca subito. E siamo pronti per un vertical suplex, no? Mamma mia, questa sorta di suplex in verticale con schiacciata in avanti. Mamma mia ragazzi. Adesso Lashley, belly to belly suplex sul Deadman. L'Undertaker è messo davvero a dura prova da Lashley in questo match. Lashley adesso prova una presa sull'Undertaker, che però trova la forza di reagire. Close line. Adesso l'Undertaker prova uno stomp. Lashley si rialza. Ma l'Undertaker lo colpisce adesso con questa scarica di pugni. Lashley è tramortito. L'Undertaker lo sa e prova ad affondare i colpi decisivi. Shock slam ancora del Deadman. Shock slam ancora del Deadman. Che adesso rialza Lashley. Lo rialza ed è pronto al Tombstone Pile Driver. Tombstone Pile Driver. L'ennesimo di questo match. Ma l'Undertaker non è contento. E infatti gliene vuole rifilare anche un secondo.
Mamma mia ragazzi, due Tombstone Pile Driver di fila, l'Undertaker è stremato, Lashley idem, il Deadman schiena Lashley, ma ancora Rope Break, non ci credo ragazzi, ancora Rope Break, Lashley si rialza e l'Undertaker lo manda al tappeto con una clothesline. Il Deadman ancora insiste, manda Lashley sulle corde con Irish Whip e poi c'è un big boot. Ma adesso le cose si fanno ancora più complicate per Lashley, perché l'Undertaker continua questa sua opera di demolizione totale ai danni di Bobby Lashley. Lashley che sta riuscendo in qualche modo a evadere da ogni tipo di mossa finale dell'Undertaker. Le sta provando tutte e adesso Taker prova una presa, Lashley contrattacca, lo colpisce, poi c'è una spallata. Adesso Lashley trascina l'Undertaker al centro del ring. Elbow drop di Lashley, che adesso rialza Taker. Prova una chop, ma l'Undertaker contrattacca. Body slam del Deadman. Lashley adesso rimane al tappeto. L'Undertaker gli rifila una serie di stomp senza sosta. Lashley si rifugia fuori dal ring per prendersi una pausa, ma al suo rientro lo accoglie un altro body slam del Deadman, che adesso prende la rincorsa e con il elbow drop affossa Lashley. Fa il segno del tagliagole e mi sa che per Lashley stavolta si mette davvero molto male. Ancora l'ennesima choke slam del match da parte dell'Undertaker. Ancora ennesima choke slam dell'Undertaker. Mamma mia ragazzi. Elbow drop dell'Undertaker, che adesso trascina Lashley al centro del ring. Poi lo rialza. E adesso siamo pronti all'ennesima Tombstone Pile Driver di questo match. E stavolta è finita. E l'Undertaker torna nel migliore dei modi con un big match a 5 stelle, sconfiggendo Bobby Lashley. Attenzione però, si muove qualcuno nella penombra. Attenzione, chi è? Chi è? È Aleister Black. Aleister Black che coglie la sorpresa al Phenom. Aleister Black che afferra l'Undertaker. Exploder suplex clamoroso. Attenzione, ancora Aleister. Aleister che ha interrotto l'Undertaker, prova una presa, ma Taker si libera di lui e lo manda al tappeto con questa clothesline. Attenzione però, l'Undertaker adesso si vuole vendicare, prova a colpire Aleister che però lo colpisce al volto. Poi lo prende, lo afferra, ma contrattacca l'Undertaker, ma contrattacca anche Aleister. Suplex di Aleister sull'Undertaker. Ancora Aleister che rialza Taker. Attenzione, ancora un altro suplex. Mamma mia ragazzi, ancora Aleister di nuovo vuole infierire, afferra Taker. E c'è ancora un terzo... Brainbuster! Brainbuster di Aleister Black, che arriva e mette KO il Deadman. Aleister Black infuriato per aver fallito la scorsa notte, l'ennesimo tentativo di conquista del titolo universale contro King Robert Roode. Adesso si concentra sull'Undertaker e lo attacca. Mamma mia ragazzi, incredibile. Mi sa tanto che forse l'Undertaker ha trovato pane per i suoi denti per WrestleMania. Intanto adesso passiamo al faccia a faccia tra le due campionesse femminili di Raw SmackDown. Ronda che sfida Shayna Baszler faccia a faccia sul ring. Eccola qui la campionessa femminile di SmackDown che affronterà Shayna Baszler per unificazione dei titoli femminili a WrestleMania. Ronda, che è già col microfono in mano, pronta a parlare e a chiamare sul ring la sua rivale. Well, okay.
So che capirlo può esservi difficile, dato che nessuno di voi nella vita ha mai combinato nulla che valga la pena ricordare, ma quando sei al mio livello non ti danno un attimo di tregua, ed è per questo che sono qui stasera. Ed ecco che arriviamo al nocciolo della questione, una superstar con il mio talento si trova costretta ad avere a che fare con una che non sarebbe degna neanche di farle il bucato, non è giusto, è una farsa, se pensate che non mi occuperò di questa faccenda, vi sbagliate. Ok. Voglio tracciare un confine qui su questo ring, vi sfido, vi prego, vi imploro di superarlo. Cominciamo a fare sul serio, Shayna Baszler, che ne dici? Hai detto più volte che vuoi un match con me, ebbene ecco la tua occasione, vuoi la fama? Questo è il prezzo da pagare. Prova a oltrepassare il confine se ne hai il coraggio. Ed ecco che la campionessa femminile di Raw, Shayna Baszler, è pronta a raggiungere la campionessa femminile di SmackDown e la vincitrice del Royal Rumble match, Ronda sul ring. She definitely looks laser focused right here. Let's listen and see. Bad doesn't even begin to describe the blood between these superstars. È così che si comportano le nuove superstar. Io che pensavo che le superstar fossero persone speciali. Sono in imbarazzo per te, chiedo scusa a tutti per il tuo comportamento. Nessuno dei presenti vuole sentire quello che hai da dire, specialmente me. Le tue parole non hanno alcuno spessore. Sai solo aprire la bocca ed emettere aria fritta. Non sei in grado di avvalorare qualsiasi cosa tu dica. Forse dovresti candidarti per le elezioni. Forse non hai ancora capito come vanno le cose da queste parti, lascia che te lo spieghi. La dirigenza è sempre alla ricerca di superstar vincenti sulle quali basare il suo business. Io sono una vincente. Scelgono me perché sanno quello che valgo. Tu invece, beh, puoi immaginare quello che sto per dire. Not exactly likable. Okay. Chissà quante nullità mi avranno dato la caccia per elevare il proprio status. È la dimostrazione che sono la più forte. La cosa un po' tragica è che non sei la prima e sicuramente non sarai l'ultima. Nessun problema. Ormai ci ho fatto l'abitudine. Ma per favore, non sei alla mia altezza, non puoi battermi. A guardarti sembra che tu riesca a malapena a comportarti come una persona normale. Invece sei la prima sfidante. Quindi purtroppo toccherà a me strapparti quei capelli tinti male. Uno a uno. Aspetta, credi davvero che ti affronterò? Sei seria? Sei già fortunata che ti sto parlando. Sono io il pesce più grosso dello stagno, carina. Non mi miscio coi pesciolini. Shayna Baszler mi sa che non l'ha presa molto bene. E infatti rifila una sberla Ronda. Ronda però non sembra affatto contenta. Shayna Baszler però solleva Ronda afferrandola per la gamba e poi la manda al tappeto. Adesso la Baszler la rialza ed è pronta, guardate con questa manovra. Una serie di ginocchiate al volto. Mamma mia, e poi l'ennesima, aiuto. Incredibile, che impatto. Ronda contrattacca però, ginocchiata, pugno. Ma Shayna Baszler ricontrattacca, ginocchiata in rincorsa, stomp. E adesso vuole prendere il braccio di Ronda e tirarlo fino a spezzarglielo. Guardate, mamma mia che cruenza. Adesso Ronda però si rialza, prende Shayna Baszler, la manda all'angolo. Ronda dopo una breve rincorsa gli rifila una ginocchiata all'angolo. Gliene rifila anche una seconda. Adesso la rialza e poi la spinge via con un calcione. E ancora un altro calcione. Adesso Ronda ancora l'arrembaggio. Prende Shayna Baszler, la manda sulle corde come di sweep e poi un back body drop sempre da parte di Ronda, che adesso rialza la Baszler. Ma Shayna contrattacca, mette Ronda in posizione di seduta, presa a forbice sulla testa, la intrappola, attenzione, ma Ronda ne esce fuori, ne esce fuori. E adesso afferra Shayna Baszler e la manda al tappeto, ma la Baszler si rialza e contrattacca e manda Ronda KO. Arriva l'arbitro a sedare la rissa. A WrestleMania tra le due sarà il match di unificazione delle cinture femminili di Raw e SmackDown.
E adesso ragazzi passiamo agli ex campioni di coppia di Raw, Ricochet e Jeff Hardy, che adesso si ritroveranno rivali uno contro uno, perché chi vincerà questo match avrà la possibilità di sfidare il campione degli Stati Uniti, nonché il leader dell'Undisputed Era, Adam Cole, a WrestleMania. WrestleMania che vi ricordo sarà tra due sole settimane. Andiamo al match. The Extreme, Jeff Hardy. The following contest is scheduled for one fall. Making his way to the ring, representing the Hardy Boys, from Cameron, North Carolina, weighing in at 225 pounds, Jeff tag titles around the world, a multi-time world champion. Brother Nero truly has done it all. And I think he sees it all too. He's got painted on eyes. For over 20 years, this man has walked the tightrope. He's almost ended his career on many occasions, but he still lives for the moment. Business just picked up. The man is alive. And his opponent from Paducah, Kentucky, weighing in at 190 pounds, Ricochet! Ricochet actually says that he likes to clear his mind and shut out the negativity so he can be fully present in the moment when that bell rings. Well, Ricochet is busy clearing out his mind so he can blow yours. This guy can do it all. The preeminent high flyer in the game lives for the adrenaline in his veins. This is about to blow your mind. E si parte con questo match. Prima alleati, poi rivali. Gli ex campioni di coppia di Raw, Jeff Hardy e Ricochet. Chi vince avrà l'opportunità di sfidare il campione degli Stati Uniti, Adam Cole, per il titolo a WrestleMania. Match abbastanza combattuto già in queste prime fasi. Hardy, guardate con che manovra a terra Ricochet, solo conto di uno, però con lo schienamento. Calcio nella schiena di Jeff Hardy su Ricochet. Irish Whip sulle corde. Poi dopo i due non si intendono. Ricochet carica sulle spalle Jeff Hardy. E poi c'è uno Snake Eyes all'angolo. E adesso una serie di stomp di Ricochet all'angolino. E poi mamma mia, che manovra di Ricochet, che prova subito il pin, ma Jeff Hardy si rialza subito, attenzione. E adesso è pronto a passare al contrattacco, ma Ricochet lo stronca e lo manda all'angolo con il sweep. Gli fila uno stomp, un altro stomp ancora. Hardy si rialza, colpisce con un calcio Ricochet, poi manovra mirata a spezzargli la mascella. Mentre Hardy infierisce adesso con una serie di stomp, prende Ricochet,
Ma da sulle corde con Eric Sweep. E poi, mamma mia, schiacciata poderosa di Jeff Hardy che prova il pin. Ma ancora conto di uno perché Ricochet continua a rialzarsi. Adesso Jeff Hardy lo mette in posizione di seduto. E poi, manovra spezzatesta. Ma Ricochet si rialza con un colpo di reni. Allora Jeff Hardy deve procedere con questa manovra funambolica per metterlo al tappeto. Gli rifila ancora un paio di stomp Hardy. Adesso ancora di nuovo. Ginocchiata, o meglio gomitata sulla testa di Ricochet. Ricochet che però si rialza. Allora Jeff si impegna a rimetterlo al tappeto con questo vertical suplex. C'è ancora lo schienamento di Jeff. Solo conto di uno ancora però, perché Ricochet si rialza. Allora Jeff gli rifila un calcio nella schiena. Insiste con lo schienamento. Ancora conto di uno. Jeff Hardy si rimette le mani in testa, incredulo. Ricochet si rialza e manda Hardy sull'angolo. Meglio all'angolo. Poi dopo prova a dargli un pugno, ma Hardy inverte tutto. Manda Ricochet all'angolo. E poi sale sulla seconda corda. Guardate, Sunset Flip. Sunset Flip, uno soltanto. Perché Ricochet si rialza subito, ma Hardy è rapido a procedere con l'ennesimo attacco. Twist of Fate. 1 2. Kick out di Ricochet che si rialza. E allora Jeff Hardy mi sa che è pronto a chiudere definitivamente. Sale sulla terza corda ed è pronto per la Swanton Bomb, ragazzi. Ancora pin. 1 2 e 3, ragazzi. Jeff Hardy vince e andrà a WrestleMania contro il campione degli Stati Uniti, leader nella disputa ed era Adam Cole. A rare fail from the human highlight reel, Ricochet. Col titolo in palio, ovviamente. Attenzione però, arriva proprio il campione degli Stati Uniti, Adam Cole, che interrompe l'esultanza di Jeff Hardy. Attenzione, lo colpisce al volto, sale sulla terza corda ed è pronto ad eseguire un superplex di proporzioni magistrali. Cole rovina la festa a Jeff Hardy, gli vuole far capire che a WrestleMania difenderà il titolo. Super kick di Adam Cole che ancora pesta Jeff Hardy. Cole lo rialza e lo colpisce al volto. E ancora un super kick. Un altro super kick ancora. Mamma mia, ragazzi. Adam Cole in forma super. Prova a ricolpire per l'ennesima volta Hardy, che stavolta lo colpisce al ginocchio. E poi con un body slam lo manda al tappeto. Hardy adesso sale sulla terza corda. No, decide di cambiare idea. Attende che Adam Cole si rialzi. Prova a colpirlo. Ma Cole contrattacca. Vertical suplex del leader della disputa ed era. Che mette KO Jeff Hardy. Chissà cosa voleva fare Jeff. Poteva volare la terza corda. Poi ha cambiato idea. Qualunque cosa volesse fare, Adam Cole ha stroncato la sua reazione e l'ha umiliato. A WrestleMania vedremo come finirà tra i due. Match grandioso, 3 stelle e mezzo su 5. E adesso, ragazzi, Easy Free salirà sul ring, perché in un'intervista che ha rilasciato durante questo match tra Jeff Hardy e Ricochet si è dichiarato disgustato dal ritorno di Sting, perché dice che il vigilante lo ha umiliato a TLC e che ha vinto in modo irregolare e vergognoso. E quindi Easy Free è pronto a vendicarsi di Sting, è pronto a salire sul ring e a chiamarlo per un faccia a faccia, perché ha qualcosa da dirgli. Eccolo qua, Ethan Carter III, Easy Free.
Okay. Sono tempi assurdi quella WWE, vero? Non si può certo dire che il WWE Universe abbia speso male i suoi soldi, perché è esattamente quello che voglio fare, dare il giusto valore ai soldi che avete speso. Alcune persone partecipano perché amano dare il meglio per i fan, perché vivono per la competizione e la sfida che e le sfide che nascono dal raggiungimento della grandezza. Altre superstar invece sono qui per puro egoismo, usano questo ring per trampolino, come Ok. Scusate ragazzi, mi si è spento il pad un attimo. E così vuoi raggiungere la vetta, Sting? Ecco il prezzo da pagare. Se vuoi continuare a scalare, dovrai passare sul mio cadavere. Hai voluto fare la figura del vero duro insultandomi quando non potevo rispondere? Beh, ora che hai finito le parole, è il momento di passare i fatti. Alza le chiappe e fatti vedere, o vengo io a prenderti di persona. E quindi Sifri, ragazzi, si è legata al dito alla sconfitta di TLC. Ed ecco che il giustiziere della notte, il vigilante, Sting, è pronto a raggiungere EC3 sul ring. With everything going on lately, we thought we might see him tonight, and the wait is finally over. Let's see what he has to say. Sapete tutti chi sono e come sono, e sapete anche che so molte cose. E di sicuro non sono un codardo. Io combatto per ciò in cui credo, e se qualcuno ce l'ha con me, io risolvo la questione da uomo. Meno male, non vedevo l'ora che qualcun altro salisse sul ring con me stasera. È sempre tutto più interessante quando hai qualcuno con cui parlare. Non sai mai cosa può succedere, a meno che non si tratti di una superstar noiosa come te. Mi ritorna alla mente quello che mi diceva sempre la mia insegnante di biologia, la signorina Peretti. Rimettiti con la maglietta e scendi dalla cattedra. Basta con gli elbow drop. Mi ha aiutato a diventare la superstar che sono ora. Mi stai facendo perdere tempo. Sono qui per occuparmi dei miei affari, non dei tuoi. A te penserò solo dopo aver sistemato le mie faccende. Non credere che abbia intenzione di chiudere un occhio per la tua interruzione. Per quanto sia assolutamente certo che tutti vorrebbero sentire altre pillole della tua saggezza, ho come il piccolissimo dubbio che invece preferirebbero vederci lottare, in particolare che vogliano vedermi mentre prendo a schiaffi la tua noiosissima faccia fino a domani mattina. Non vedo l'ora di combattere, ti posso assicurare che l'esperienza non sarà altrettanto piacevole per te. Oh, te ne pentirai, non manca molto, e WWE Universe potrà finalmente assistere in diretta alla tua distruzione totale. E mi sa che Sting non la prende per niente bene, perché colpisce con un calcio allo stomaco i Sifri, che però contrattacca. Attenzione, manda al tappeto Sting. E adesso li rifila una serie di stomp. Easy Free è infuriato. Attenzione, prende Sting, lo schianta all'angolo con Irish Whip, e poi dopo Russian Leg Sweep. Ma non è finita qui. Ancora Easy Free all'attacco. Prende Sting e c'è uno spezzaschiena. Ancora l'ex campione di NXT è furibondo contro il giustiziere della notte. E adesso continua a colpirlo con questa serie di calci e pugni ben assestati, e poi su un vertical suplex ancora da parte di Sifri, e poi close line di Sifri che mette definitivamente al tappeto Sting. Arriva l'arbitro
a sedare la rissa. Easy Free lo spinge via, Sting si rialza, i due si guardano in cagnesco. E quindi ragazzi, a WrestleMania avremo l'attesissima rivincita di TLC tra Easy Free e Sting. Inoltre ragazzi, è giunta l'ufficialità che settimana prossima, in seguito a quanto avvenuto oggi, l'Undertaker e Aleister Black avranno un durissimo faccia a faccia sul ring, perché i piani sono i seguenti: che loro due si affrontino a WrestleMania. Ciò che è successo oggi con l'intromissione di Aleister fa capire che Aleister vuole assolutamente il suo WrestleMania moment. Non ha potuto averlo con il titolo universale perché King Robert Roode lo ha sconfitto a Fastlane, e dunque Aleister Black vuole assolutamente avere le luci della ribalta, e non gliene importa se a farne le spese sarà l'Undertaker. E adesso ragazzi, siamo arrivati al nostro main event, perché si deciderà lo sfidante numero uno al titolo universale detenuto da King Robert Roode per WrestleMania. Triple Threat Match: The Fiend Bray Wyatt contro Kane contro il rientrante Randy Orton. Alliances. The following contest is a triple threat match, making his way to the ring from parts unknown, weighing in at 323 pounds, Kane! One of the most sadistic superstars ever to step foot in a ring, a true tortured soul. Remorseless, cold, and absolutely destructive. As vicious, brutal, punishing as they come. Straight from the mouth of hell, marching surely one day into the WWE Hall of Fame. And his opponents, first, from St. Louis, Missouri, weighing in at 250 pounds, the Viper, Randy Orton! Few WWE superstars have fared as well throughout their careers as Randy Orton. Cool, calm, collected, but laser focused and ready to explode at a moment's notice with an RKO out of nowhere. The mood changes when Randy Orton enters the building. Orton is a volatile superstar that can end a match in an instant with an RKO out of nowhere. A man with absolutely no absence of malice.
It's not of this world, Saxton. It's supernatural. The worst nightmares of the WWE Universe have just been realized. This isn't a horror movie you can just turn off. The terror is real. Weighing in at 285 pounds, The Fiend, Bray Wyatt. I mean, I think the entire WWE Universe is trying to figure out what exactly we're looking at. It's like a nightmare you just can't wake up from. What the hell is he doing? What a nut job. Just disturbing. E dunque siamo pronti a partire, ragazzi. Match parte. The Fiend Bray Wyatt si rifugia fuori dal ring e lascia che Kane e Orton combattano. Kane bombizza Randy Orton con questa powerbomb. Randy Orton si rifugia fuori dal ring. Kane lo insegue. Orton rientra sul ring. Poi riesce dal ring. Sono tutte tattiche per far perdere tempo a Kane. Kane che però non ci sta e lo colpisce, lo manda al tappeto. The Fiend Bray Wyatt adesso decide di muoversi e prende una sedia. Osserva ancora cosa fanno gli altri due. Kane prende Orton, prova a colpirlo, contrattacca Orton che mette al tappeto Kane e poi gli fila un calcio sulla schiena e prova lo schienamento, ma solo conto di uno. Arriva The Fiend dentro al ring e colpisce Orton con una testata. Poi va da Kane e colpisce anche lui allo stomaco. Poi adesso The Fiend mira su Randy Orton, che però si rialza, attenzione, e gli toglie la sedia dalle mani. E adesso esegue un back suplex su di lui. Adesso stomp di Orton che rialza Wyatt. Ed è pronto per questo vertical suplex. Ritorna Kane sul ring nel mentre. Orton lo manda all'angolo. Poi dopo gli rifila una chop. E lo manda al tappeto. Adesso arriva The Fiend Bray Wyatt che ritorna sul ring. Mette KO Orton con questo back suplex. Poi il maligno va da Kane. Con Irish Whip lo manda sull'apron. Poi però arriva Orton che prende Wyatt, lo manda all'angolo con Irish Whip, prova a infilargli un pugno ma Wyatt lo manda all'angolo, poi Wyatt viene messo al tappeto da Kane con questo big boot. Orton con un calcio si libera di Kane e poi lo manda al tappeto e Fiend si ritrova fuori dal ring a gattonare. Però riesce comunque a rientrare. Orton con un uppercut mette al tappeto Kane. The Fiend ritorna e mette al tappeto Orton con questo back suplex. Poi prende la sedia ed è pronto a colpirlo alla schiena. Adesso The Fiend va da Kane e colpisce pure lui ripetutamente. Mamma mia ragazzi,
Ancora Defiant. È scatenato. Prende Kane. Lo manda all'angolo con Irish Whip. Poi prende la rincorsa. Ed esegue uno splash su di lui. Poi va da Orton. Ed è pronto per questa DDT paurosa. Riprende ancora la sedia. Attenzione. La mette sotto la testa di Orton. E poi lo stompizza. Mamma mia ragazzi. Che violenza da parte del maligno. Che riprende la sedia. E continua a ricolpire Orton. Senza pietà. Lo vuole mettere KO. Nel mentre Kane si rialza. Ed è pronto a ritornare sul ring. Ma Defiant lo accoglie con una sediata dritta in faccia. Adesso il maligno prende Randy Orton e lo butta direttamente fuori dal ring. Adesso attende che Kane si rialzi. Attenzione, Sister Abigail. Ed è già finita. 1, 2. No, kick out di Kane che si rialza. Defiant Bray Wyatt è incredulo. Kane si rialza e lo prende. Lo manda all'angolo con un Irish Whip. Defiant però contrattacca. Lo colpisce e lo manda all'angolo. E poi Kane però contrattacca con una gomitata e poi un big boot. Defiant però adesso si rialza. Manda Kane all'angolo. Prende la rincorsa. E ancora Kane allontana il maligno. Lo colpisce con un calcio. E poi è pronto ad eseguire una powerbomb sul maligno Bray Wyatt. Nel mentre Orton ha preso un'altra sedia ed è ritornato sul ring. Kane però lo neutralizza e lo manda al tappeto con questa clothesline. Defiant si rialza e manda Kane al tappeto. Attenzione. E adesso è pronto a sopprimerlo con la Mandible Claw. Mandible Claw. Kane prova a liberarsi in qualche modo dalla presa. Orton è ancora fuori dal ring. Attenzione. Defiant continua a cercare di sottomettere Kane, che è vicino a cedere, ma Orton sta tornando sul ring e intercetta tutto. Orton interrompe la manovra del Fiend e lo colpisce, lo manda al tappeto. Adesso ancora Orton all'arrembaggio, rialza Wyatt che però contrattacca e lo manda al tappeto. Poi dopo lo rialza, attenzione, ma Orton contrattacca, manda Defiant all'angolo con un Irish Whip e poi lo stompizza. E poi guardate, lo usa come il formaggio grattugiato per raschiargli la testa sulle corde. Attenzione, però contrattacca Defiant, che colpisce Orton e lo butta fuori dal ring. Adesso però Defiant non si concentra più su Orton, che è già neutralizzato, ma ritorna su Kane. Sister Abigail di nuovo. 1, 2. E no. E Kane si rialza. Defiant si mette le mani ancora in testa. Però colpisce Kane. Ed è pronto ad affondare i colpi decisivi. Vertical suplex. E Kane rotola fuori dal ring. Nel mentre Randy Orton si riprende. Ritorna sul ring. Fa il suo ritorno anche Kane. Wyatt colpisce Orton con una sediata. Poi colpisce pure Kane. Incredibile. E ancora il maligno sta dominando, ma Orton contrattacca con un Irish Whip, lo manda sulle prone ring. Adesso il maestro delle RKO si concentra su Kane. E adesso exploder suplex di Orton su Kane. Arriva però Defiant Bray Wyatt alle spalle, che ha una mandible claw in serbo anche per Orton, che però contrattacca. Lo colpisce ripetutamente al volto. Clamoroso ragazzi. E adesso siamo pronti per la DDT dal cucchiaio d'argento. Attenzione, Orton braca Defiant ed è pronto, boom, a mandarlo al tappeto. Nel mentre Kane è fuori dal ring e non può fare niente per intervenire. Orton manda al centro del ring Wyatt, lo schiena. 1, 2. Kick out di Defiant che si rialza. Orton si mette le mani in testa, fa il suo rientro Kane sul ring. Wyatt poi lo prende, lo butta fuori dal ring, poi prende Orton e butta anche lui fuori dal ring. Defiant adesso raggiunge entrambi all'esterno, prende la sedia, prova a colpire Orton che però rotola via.
e lo schiva, poi gli toglie la sedia dalle mani. E colpisce De Fiend alla schiena. Attenzione, poi prova un back suplex. Mamma mia che impatto fuori dal ring. Ancora Orton all'arrembaggio, rialza Wyatt. E però Wyatt contrattacca e lo riporta sul ring. Orton fa fatica a rialzarsi. Attenzione, Wyatt lo prende. No, contrattacca Orton con un Irish Whip. Ritorna Kane sul ring. Ritorna Kane sul ring che colpisce Orton. Kane adesso manda Orton al tappeto. The Fiend è ancora lì stordito. Attenzione, Kane prova a colpirlo, ma The Fiend contrattacca dall'apron, poi ritorna sul ring. E ancora Sister Abigail. 1, 2 e 3 ragazzi, The Fiend Bray Wyatt vince, strappa il biglietto per WrestleMania. Sarà lui ad affrontare il re del ring, il campione universale, King Robert Roode. E settimana prossima il nostro re sarà qui a Raw per un faccia a faccia proprio contro il maligno. E vi ricordo che sarà anche il faccia a faccia tra l'Undertaker e Aleister Black. Just a matter of one competitor being that much better than the other two on this given night. There's no topping that main event, ladies and gentlemen. Thank you so much for spending your evening with us. Have a great night. Straordinario main event secondo il gioco, 4 stelle su 5. E adesso che siamo in chiusura di puntata, colgo l'occasione per ringraziarvi per aver seguito l'episodio. E vi ricordo che mercoledì alle ore 19 sarà un'imperdibile puntata di NXT, perché tra due settimane, oltre a WrestleMania, sarà anche NXT TakeOver per chiudere in bellezza la prima stagione della Universe Mode targata al volto del ring. E poi venerdì alle 19 SmackDown, incredibile puntata post Fastlane, dove il mostro che cammina tra gli uomini, Braun Strowman, vincitore del Royal Rumble match, ha affrontato sul ring Lesnar nel main event la scorsa notte, decidendo di affrontare proprio lui a WrestleMania. Ha fatto la sua scelta Braun Strowman, e quindi a SmackDown avremo Braun Strowman e Brock Lesnar presenti in puntata per un confronto davvero pesantissimo. E inoltre ragazzi, dato che prima sto parlando di chiusura di prima stagione, sì, come dicevo prima, tra due settimane saranno l'ultimo TakeOver e l'ultimo WrestleMania di questa prima stagione, però per quelli che me lo stanno sempre chiedendo, vi rispondo che la serie non finirà qua, perché subito dopo WrestleMania si partirà con la nuova stagione della Universe targata il volto del ring. Tante novità, arene tutte nuove, cambio completamente del format con tante nuove novità, migliorie, implementazioni, e poi in più NXT sarà rafforzato pesantemente sia a livello numerico di lottatori ma anche a livello di qualità, e non sarà più un roster di sviluppo ma sarà un roster di primo livello allo stesso pari di Raw e SmackDown. E dunque ci sarà un draft veramente pesantissimo, rivoluzionario. Quindi ragazzi, mi raccomando, seguite sempre la serie se vi piace, perché ve lo sto già garantendo da adesso, la serie continuerà.
Per il resto vi ricordo, mercoledì alle ore 19 NXT e venerdì, mi raccomando, Braun Strowman e Brock Lesnar faccia a faccia alle 19 con SmackDown. Grazie ancora di tutto a chi ha seguito e a chi sta seguendo la serie. Ci vediamo mercoledì con NXT, ore 19. Ciao!